questi sono i primi danni delle piogge abbondanti. Sono almeno 180 i millimetri di pioggia caduti dalla mezzanotte sul Metapontino. I primi disagi si segnalano qui, soprattutto in provincia di Matera. Ci troviamo a Policoro, a una settantina di chilometri dal capoluogo di provincia. Disagi anche a Crotone, nella Calabria Ionica, sulla Puglia, tra Castellaneta e Ginosa, dove meno di due mesi fa c'è stata una tremenda alluvione che ha causato 4 morti. Ecco, vedete, i tecnici stanno spostando in questo momento le transenne. È stato chiuso questo sottopasso che porta da Policoro, dalla città, verso il mare. Guardate quanta acqua e melma si è accumulata, sono almeno 4 metri, almeno 4 metri di profondità. Questo con le piogge che minacciano di continuare. Secondo le previsioni dovrebbero esserci almeno altre 24 ore di pioggia. Dunque si prosegue ora a transennare per evitare, appunto, che gli automobilisti si avventurino in questo sottopasso. Lo ricordiamo, è stata chiusa anche la statale 106 Ionica, i sottopassaggi sia in direzione all'altezza di Scanzano Ionico sia in direzione di Reggio Calabria che di Taranto. La pioggia comincia a fare i primi danni, sono state evacuate anche delle famiglie. L'allerta sugli argini dei fiumi è massima criticità per il Bradano, il Basento e l'Agri. In difficoltà anche le aziende agricole a ridosso dei fiumi e i campi cominciano a non trattenere più l'acqua che cade, come vedete, sugli asfalti e non viene più trattenuta neanche nei tombini. Da Policoro, Matera è tutto, la linea può tornare allo studio.